Benvenuti in Forma con Jackie. Oggi abbiamo un mix de ballo, bachata e merengue. Viene chiamato bachata rengue, sempre un ritmo caribegno. Molta energia, molta passione e molta voglia di allenarci e divertirci insieme. Andiamo ad allenarci con la bachata rengue. 100% in forma con Jackie. Una corretta funzione, quindi movimento del corpo, è dato sicuramente dall'attività delle articolazioni. Le articolazioni, intendiamo dire quelle delle spalle, delle gambe, dei piedi, sono molto importanti perché devono essere lubrificate, quindi tenute sotto controllo da una corretta alimentazione, una idratazione corretta. Le articolazioni ci permettono di muoverci senza dolore, ci permettono di compiere dei movimenti, quindi di piegarci, allungarci, senza avere dolore. Un'articolazione che non funziona è un'articolazione che non ci permetterà di compiere un movimento a noi voluto. Quindi il ballo, per esempio, la corsa, il nuoto, qualsiasi attività sportiva a qualsiasi età è sicuramente una ottima terapia per mantenere un'articolazione giovane. E non dimentichiamoci, un'alimentazione sana e corretta per mantenere fluide le cartilagini. E 100% in forma con Jackie. 100% in forma con Jackie. Oggi il nostro workout a ritmo de bachata rengue, un mix de bachata e merengue. Sul posto, riscaldamento. Vas. Sul posto, bacino sciolto, è una specie di twist, eh? Vai. Vai. Ok, adesso io sul posto cosa faccio? Con la destra, con la destra vado fuori alternando, destra mi fermo, sinistra mi fermo, destra mi fermo, sinistra mi fermo. Vai. Vai. Guardate adesso le braccia, qua, qua, oh. E comincio a riscaldarmi al ritmo di bachata rengue. Basta, ancora, uno, due, lasciate andare il corpo, a destra e a sinistra, ancora, uno, due, tre, voglio adesso solo movimento delle spalle, qua, muove le spalle, wow. E mi riscaldo così. Vai, muove le spalle. Bravi! Dai, sul posto, di nuovo, sempre destra. Uno, due, tre, quattro ancora. Uno, due, solo spalle. Vai, qua, muove le spalle. Ok, bravi! Sul posto, attenzione al mio bacino, scendendo un pochettino, vado, destra, sinistra, destra, sinistra, basta, uno, due, tengo sempre un pochettino l'addome dentro quando scendo, oh. Due, tre, bravissimi, sul posto, vado di nuovo come abbiamo fatto da capo, eh? Facciamo in quattro tempo ogni volta. Bas, uno, me mantengo qua, che adesso torniamo con il nostro workout. Bacino qua, bacino, scendo, scendo, bravi. Teniamo ambo, continuando adesso con il nostro workout bachata rengue. Sul posto. Oh. Ok, quattro volte. Fuori. Uno, mi fermo. Due, mi fermo. Tre, bravi, bravi, bravi. E sul posto. Lo facciamo ancora, Quattro volte, bacino fuori. Due, basta. Uno, due, tre, ok, sul posto. Adesso devo spostarmi verso la mia destra, muovendo bene il bacino, poi frullatore con le spalle, le chiamiamo frullatore a questo movimento, ok? Uno,
due, vado. Vai. Vai, muovete le braccia. Vai. Come va? Bacino, bacino. Le braccia, le spalle. Il frullatore. Vai. Forza. Siamo caldi già. Ultima volta. Bravissimi. Sul posto ragazzi, dai. Dai. Tengo la marcia. Lo facciamo ancora, cominciando dall'inizio, quattro passo basse de merengue con le braccia, basta, uno, me fermo, due, me fermo, di là, hop, hop, frullatore, bacino, bacino, frullatore, bacino, bacino, frullatore, bravissimi, sul posto, ai ai ai, forza, tutto da capo. Qua, uno, mi fermo, due, tre, e frullatore di là, hop, hop, tre, quattro, ancora, ultima volta, bravissimi, e sul posto, facciamo un mambo, con destra, andiamo avanti, qua, accompagno le braccia, per mantenere un lavoro cardio molto buono. Vai. Whoop. Bravi, bravi, bravi. Sul posto. Facciamo tutto da capo, 5. Vai. Fuori qua. 3. Frullatore, vai. Hop, hop. Le braccia. Bacino, bacino. Vai. Bacino, bacino. Le braccia. Bacino, bacino, bravissimi. Ai, sul posto. Facciamo il mambo. Mambo, 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 mambo. Ancora, hop. Ancora. Adesso faccio vedere un movimento di spalle molto particolare. Ci fermiamo qua sul posto. E mi rilasso, respira. Le spalle, il peso verso destra e verso sinistra, Facciamo vedere. 1, 2, 3, 4. Molto facile, di nuovo 4 volte. 1, 2, 3, 4. Di nuovo, bas. 1, 2, 3, 4. Ancora. 1, 2, 3, 4. Ancora, 1, 2, bravissimi. Sul posto, proviamo a metterlo insieme, Il primo pezzettino, basico de merengue. Bravi, bravi. Aspettate che adesso arriva il nostro workout. Bacino qua, frullatore. Bacino, bacino, frullatore. Ancora, bacino, bacino, frullatore. Bacino, bacino, frullatore. Guardate le spalle. 2, 3, bravi, marciando sul posto. Adesso facciamo una piccola pausa per riprendere il nostro workout. 100% in forma con Jackie. Oggi il nostro ospite Cristiano Uva di Kaleidoscopio. Raccontami Cristiano, quali sono i punti di forza di Kaleidoscopio? Noi lavoriamo su oltre 70 destinazioni di lungo raggio. Abbiamo delle destinazioni cosiddette evergreen, quindi delle destinazioni che vanno sempre e sono anche un po' le destinazioni per cui siamo anche molto ben conosciuti dal mercato. Molti Stati Uniti, tantissimi, i Caraibi e Santo Domingo sono andati anche quest'anno molto bene. Il Messico, che è un nostro partner storico, quest'anno si è ripreso e siamo contenti. Quindi, e poi Maldive, Polinesia, tanta Australia. Comunque tutto spiaggia, tutto sole. Ma non è vero, perché noi facciamo anche dei bei viaggi, chiamiamoli intelligenti, nel senso che sostanzialmente facciamo tante vacanze, sì di mare, ma vacanze che spesso e volentieri poi sono associate anche a dei percorsi culturali, per cui penso al Messico. Chi va in Messico con noi si fa la vacanza di mare, ma va a fare anche dei tour molto, diciamo, interessanti.
interessanti nelle, per esempio, zone tutta archeologiche. La cultura, sì, sì. Penso al Sudafrica, Caleidoscopio, sono circa 20 anni, è stato uno dei pionieri in Italia a proporre l'Africa australe, quindi Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe, e diciamo quel tipo di viaggio è un viaggio per una clientela un po' più sofisticata, certo, che non cerca, certo, la spiaggia, ma cerca il resort, diciamo il lodge, sì, più che il resort nella foresta, o che cerca magari l'albergo nella zona dei vini per fare delle degustazioni. Ci vediamo fra poco.